Siamo qui a Gravina con l'assessore. Presidente, stavamo parlando di quanto diventerà famosa Gravina nel futuro, perché stanno scoprendo la parte turistica di Gravina. Sì, Gravina ovviamente anche grazie all'ottimo rapporto che abbiamo con la città di Matera, quest'anno capitale europea della cultura, sta ulteriormente facendosi conoscere a tutti i livelli. La nostra è una città che ha grande risalto dal punto di vista storico, architettonico e archeologico, per cui noi siamo onorati appunto di avere la presenza anche di gente che arriva dagli Stati Uniti e dal Canada, perché così anche dall'Australia. Anche dall'Australia, ecco, non avevo. Comunque gente che arriva quindi da tutto il mondo, che quindi ha la possibilità di vedere e di capire quanto è bella la nostra città e di portare quindi nel mondo il grande valore di questa città. Lei sarà sorpreso nel sentire che anche molti italiani stanno scoprendo Gravina. Beh, certo, è ovvio che siamo una realtà che sta emergendo negli ultimi anni, però stiamo emergendo in modo molto importante. Parli della Gravina sotterranea. Sì, abbiamo fra le nostre peculiarità, ho detto, il parco archeologico, e abbiamo una caratteristica che voglio dire, una particolarità che non tante città hanno in Italia, che è quello di avere una Gravina sotterranea, che è una realtà da vedere e da scoprire, per cui noi siamo anche in questi giorni impegnati per poter far sì che questa particolarità, quindi la nostra Gravina sotterranea, entri in un circuito nazionale, anche se ovviamente tutti quelli che arrivano qui a Gravina rimangono entusiasti, ripeto, sia di quello che c'è dal punto di vista archeologico e anche da quello che è la nostra Gravina dal punto di vista sotterraneo. La ringraziamo, assessore, e a nome di tutti ringraziamo l'amministrazione comunale per averci dato all'amministrazione comunale per aver dato questa possibilità di essere qui nel salotto di Gravina. Grazie a voi. Grazie a voi e arrivederci all'anno prossimo. Arrivederci. Sì.